E sono tutti oggettini nuovi, la maggior parte tutti oggetti nuovi, che sarebbero andati a finire o nei cassonetti o non si sa dove, o anni e anni all'interno di soffitte che poi si ritirano fuori dopo magari 20 anni. La sfida è partita dai cassonetti pieni di oggetti che possono essere riutilizzati, coperte, passeggini, lettini utilissimi per chi ne ha bisogno davvero in questo tempo di Covid. L'appello a non buttarli è partito dalla pagina Facebook dell'associazione Arezzo nel Cuore, di cui Mary Cornacchini è da un anno presidente, e il risultato è stato ben oltre le aspettative. Gli aretini sono stati di buon cuore, hanno accolto quello che era il nostro appello fatto nella pagina di Facebook, sia per quello che riguardava il materiale che avevano dismesso nelle cantine o nel loro appartamento da poter destinare alle famiglie bisognose, e ce le hanno consegnate in grandi quantità. Giochi in scatola, abiti ma anche gioielli. Nella sede dell'associazione si trova davvero di tutto e la parola magica è upcycling, riuso per una nuova vita. È nuovo di pacca. Tante le famiglie che hanno ricevuto un aiuto. Questi giorni abbiamo aiutato una ragazza lasciata dal marito con un bambino di un anno, alla quale era stato portato via tutto il necessario per il bimbo, dal lettino al fasciatoio, al seggiolino, al passeggino e tutto, e gli abbiamo noi fornito quello che era necessario per venirle incontro e darle una mano. E c'è chi vuota cantine e solai. Capispada da mostra, e ce l'hanno donato perfettamente nuovo. Noi facciamo una cosa, diamo alla persona che viene la disponibilità di decidere quello che vuol donare, perché è un mercatino di solidarietà, non diamo prezzi imposti. E chi dona generi alimentari, tanto che il carrello della spesa dell'associazione Arezzo nel Cuore è diventato bello pesante. Negli ultimi 2 mesi siamo arrivati ad aiutare un centinaio di famiglie, visto la crisi che c'è e anche l'emergenza Covid. Possiamo dire di aver consegnato circa 200 kg di pasta, 250 kg di riso, 60 kg di olio, 60 kg di zucchero, e poi cartoni di biscotti, pizze e tanti altri prodotti scatolati di prima necessità. Una visita nella sede di Via Madonna del Prato, ma l'associazione si può contattare anche attraverso i social. Abbiamo la pagina Arezzo nel Cuore, lì sono forniti tutti i dati. Le persone non possono far altro che contattarci per messaggio privato oppure anche per telefono, perché lì è riportato il numero di telefono. Noi nell'arco di una settimana andiamo a ritirare quello che ci viene fornito. Tra l'altro posso dire che non abbiamo solidarietà solo da Arezzo, ma anche dai paesi circostanti, e in questi giorni addirittura andremo a ritirare necessario per bambini dai Trio ai Lettini, sia a Levane che in Casentino.